fantastico. It's beautiful. An incredibly rare piece. May I ask what you paid? Yes, you can. How long to get it ready? Ready? We'll need at least 6 weeks to make it payable. You have 13 days. It's a surprise. Tom! Tom. You know Jonathan? Well, I'd like to think if I were gate crashing, I'd be somewhere else. Have you met his wife? No. Come. Sarah? Yeah? This is Tom Ripley. Tom, this is Sarah. Hi, Tom. Okay, Tom. Nice to meet you. Hi. I'm Maroney. Best. Thank you. Yeah. Be great. And where's Louisa, Tom? She's preparing our concert in Vicenza. She sends her apologies. Louisa Harari, a very gifted harpsichord. How wonderful. Thank you. Scusate. Excuse me. Signorina, mi scusi. No. Dopo, veramente. Scusi. Si è sentita male stanotte, ho capito subito che era una cosa seria. Beh, alla base c'è solamente un'influenza. Ma sua moglie è molto anziana. Basta poco a quest'età per... Guarirà. Avete dei figli? Lavorano in Belgio. Oddio, è così grave. Devo farli venire? La situazione è delicata, ma cercheremo di stabilizzarla. Vedete, se non guarisce, spero di ammalarmi anch'io. Sono 60 anni che siamo sposati. Che cosa faccio se lei non c'è più? Ah, non dica così. Faremo di tutto per farla tornare a casa, mi creda. Posso rimanere, non voglio lasciarla sola. Non lo so, non è il mio compito. Anna? Sì. Può rimanere il signore accanto a sua moglie? Ho il quadro dei posti letto. Farò in modo di lasciare la signora in camera da sola. Però forse è meglio se li chiama i suoi figli. Dottore, ma davvero? Adesso non si agiti. Aspettiamo. Bisogna avere fiducia. Grazie. Aldo. Arrivo, amore. Dove sei? La vita è stata generosa con noi. Non ci ha dato la ricchezza, ma ci ha dato l'amore. Ecco. Perché non gli hai detto la verità? Perché penso di stabilizzarla. Dovessi occuparmi solo di lei. Ce l'abbiamo fatta, mamma. Questa è la sua stanza. La divide con la signora Elisa. Ma sta male quella. E certo, è in ospedale. Non si preoccupi per questa notte. Troveremo un'altra soluzione. Ma che m'avete messo in stanza con una che sta a morire? Senta, era l'unico posto libero che avevamo, signora. State tranquilla. Oh, state tranquilla, come no? Tu ci sei abituato, parli bene. A me la morte mi fa paura. Poi mi devo anche cambiare. Sì. Signor Aldo, le dispiace uscire un attimo, per favore? Sì, vado via subito. Grazie. Ecco fatto. Adesso usciamo anche noi così. Lei si può cambiare più tranquillamente. L'unica cosa, deve avere un po' di pazienza, perché il signor Aldo ha il permesso per stare qui giorno e notte. Angelo, ti lascio con tua suocera. È solo per un momento. È mia moglie. Potrebbero essere i suoi ultimi giorni, non posso abbandonarla adesso. E sennò che sarebbe servito stare insieme a lei per tutta la vita. Siamo stati sposati 60 anni. Per carità, stia tranquillo, stia. Ci mancherebbe, ci sono passata anch'io. Io sono vedova, sa. Mi vado a spogliare in bagno, non si preoccupi. Grazie. Che giorno è oggi? Oggi è il 2 febbraio del 1956. Ci siamo trasferiti nella casa nuova a Testaccio. Ci hanno dato tutto il piano terra e c'è pure l'orto. Tu hai il vestitino a fiori. Fa così ogni volta. E tieni in braccio Elena. Lei gli chiede che giorno è e lui le racconta tutta la loro vita, giorno per giorno, momento bello per momento bello.
Mamma mia, ma che bella storia. Mettiti in ferie, se altro puoi pensare. Ti devi mettere in ferie. No, no. Elisa. Elisa. Oddio. Perché non mi hai aspettato? Perché non mi hai aspettato? Dovevano arrivare i ragazzi. Gli avevo chiesto di avvisarmi. Buongiorno, agente. Buongiorno, mi dica. A chi posso rivolgermi per denunciare un ritrovamento? Ritrovamento di cosa? Di questo. E di quello che c'è dentro, soprattutto. Lo so. Il contenitore non rende giustizia al contenuto. Decisamente no. Non si muova di qui, per favore. In tutto sono 47.350 euro. E oltre al denaro c'era solo quel block notes con appunti confusi. Non avevo altro modo per risalire al proprietario. Ammiri. Ecco fatto. Fotocopia e documento. Grazie, professore. Per così poco? Così poco, non direi. Silla. No, mi meraviglio che oggigiorno esistano persone che li restituiscono. Come diceva Goethe, il caso è il signore del mondo e dovremmo tenerne conto invece di forzarlo continuamente. Beh, che c'è il professore, il caso gliel'ha fatti trovare, mica gliel'ha fatti riconsegnare. Allora manchi capito, è stasì. Lasci fare. È da quando ho smesso di insegnare, il rapporto con i giovani è la cosa che mi manca di più. A me no, professore, io il rapporto con i giovani ce l'ho tutti i giorni. Vado a mettere questi soldi in sicurezza, torno subito. Sì. Professore, che cosa insegnava, professore? Fisica. Chiedo scusa, ritornando al discorso del caso. Io non ne so molto, ma la scienza non è l'opposto del caso. La teoria del sincro destino è entrata nella nostra materia. Comunque mettiamola così. Considerare il proprio destino, scisso dal resto delle forze dell'universo, è un modo come un altro di sentirsi soli. E la insegnava qui, alla Federico II? No, a Zurigo, avevo lì la cattedra. Da quando sono tornato mi dedico solo a scrivere qualcosa e mi godo la pensione. È stato fuori parecchio tempo. Sì, più della metà della mia vita. Certo che starei ad ascoltarla per ora. Invece è meglio che ti alzi dal posto mio e ti trovi qualcosa da fare. Lo scuso. Tornando al ritrovamento del marsupio, lei dovrebbe dirci dove l'ha trovato. Al parco dei quartieri spagnoli. La faccio sempre una passeggiata da quelle parti la mattina. Beh, non hanno dato niente di strano, non so, qualcuno che andava di fretta, qualcuno che attirava la sua attenzione. No, no, nessuno, ma è normale a quell'ora. Che ora erano? Le 6:12 minuti. L'alba è il momento migliore per fare una passeggiata, l'aria è ancora pulita. Certo. Parco dei quartieri spagnoli è una zona molto vasta. Lei dovrebbe almeno indicarci approssimativamente dove ha trovato il marsupio. Approssimativamente?